situazione Covid alla luce degli ultimi dati, lei ha paura? No, no, perché ormai fa parte del nostro vivere quotidiano. I dati leggermente in rialzo, il continuo diffondersi di questa variante, non la preoccupano? No, mi preoccupa che non fanno presto a fare i vaccini, quello è più importante del contagio. Che se facessero i vaccini oggi saremmo un buon punto di guarigione, come ha fatto in Inghilterra, l'America, l'Israele, e l'Europa sta indietro. Quindi agire sulla prevenzione col vaccino anziché ricorrere ai ripari con le chiusure? L'unico come dire, riparo della malattia è il vaccino, poi i contagi avvengono. Io è un anno che è uscito il Covid, io frequento tutto, ho a che fare e fino ad ora il virus non mi ha toccato. O sono fortunato, non lo so. Situazione Covid alla luce degli ultimi contagi, degli ultimi dati, lei ha paura? Non più di tanto. Temo per gli anziani, per le categorie più deboli, per le persone malate, ma in realtà si muore più di fame, si muore più di altre malattie che di Covid. C'è tanta diciamo, visibilità mediatica mirata, perché dietro c'è un progetto molto grosso delle lobby. Io su questo sono assolutamente convinta, anche rispetto ai vaccini. I vaccini, noi stiamo arricchendo le tasche delle case farmaceutiche. È tutto fatto così in fretta, senza nessuna storia clinica. Noi non conosciamo niente di questi vaccini, non conosciamo assolutamente nulla né dei vaccini né di quello che possono. Ciascuno dice la sua, noi brancoliamo nel buio e siamo tutti alla ricerca di un equilibrio che dobbiamo cercare ciascuno dentro di noi. È d'accordo con l'istituzione della zona arancione? Della zona arancione diciamo di sì, come restrizione. Io preferirei fare praticamente un primo lockdown generale, in modo da poter dare la possibilità di far arrivare vaccini, in modo che nel frattempo, mentre siamo tutti quanti chiusi, nel momento ci riusciamo a vaccinare tutti e possiamo fare una apertura totale. Per me questa è tutta una grande messa in scena, e si denota dai numeri, perché 10 o 12 morti Covid al giorno. Diciamo che poi si deve, visto le ultime notizie, si devono sempre verificare che tipi di morti sono e tutto. E terapie intensive che dicono sono al culmine, quando poi non è vero. 52 sintomatici, che per me i sintomatici possono essere anche solo quelli che hanno un raffreddore. E 1300 asintomatici, per me non è una situazione per cui possiamo, ci giustificano ste chiusure, ci stanno facendo morire in economia, ci stanno facendo morire una gioventù. Questa è solamente una manovra, basta, nient'altro, questa è la situazione Covid. Il problema sai qual è? Che purtroppo siamo costretti a tenere questa cosa, anche se il decreto legge, cioè non è una legge, noi come regola, che sta qua? È una violazione della Costituzione. Situazione Covid, cosa pensa, qual è il suo pensiero alla luce degli ultimi dati? Gli ultimi dati non sono rassicuranti. Mia opinione, le scuole vanno chiuse, tutto chiuso almeno per una quindicina di giorni. Questa dovrebbe essere la partenza, per vedere un po' poi dopo che cosa succede. È d'accordo quindi con l'istituzione della zona arancione? La zona arancione è solamente per i commercianti, i ristoranti, ma per le persone non cambia assolutamente nulla. Fuori comunque ai bar ci sono riaggregamenti, in piazza qua aggregamenti, quindi deve essere rossa. Arancione è un colore che non fa peso presso la popolazione.